Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa sono apparse sul web queste foto in cui si vede il nuovo Apsan Zino Pro diciamo aperto, quindi come è costruito all'interno. E la cosa che subito salta all'occhio, ragazzi, cos'è? Sono queste strisce di rame appiccicate sopra alla zona della ricevente. Quindi ragazzi, cosa servono queste strisce di rame? Servono a schermare la parte della ricevente e quella parte elettronica che si trova in quella zona, quindi schermare quelle aree da campi elettromagnetici e da onde radio. Probabilmente Apsan si è accorta che diciamo i loro componenti non sono abbastanza schermati di loro, quindi ha provveduto con questa soluzione. Comunque una soluzione non bella da vedere, ma sicuramente valida, perché queste strisce di rame diciamo schermano da queste fonti. Però ragazzi, la mia domanda è: non sarà questo il nuovo sistema Wi-Fi di Apsan che dichiara di arrivare fino a 4 km con il nuovo Apsanzino? Ovviamente ragazzi, penso di no. Però sicuramente se Apsan ha adottato questa soluzione di rivestire di rame queste parti, si trae sicuramente dei vantaggi. Quindi ragazzi, questo video è per farvi vedere come fare questa procedura sull'Apsan normale, perché ovviamente l'Apsan è, diciamo, vecchio, perché ormai è vecchio, non ha questa schermatura in rame, ma è un attimo andarla a mettere ed è anche una spesa relativamente bassa. Quindi adesso vi spiego cosa ci vuole. Innanzitutto ci vuole questo nastro adesivo in rame. Vi lascio il link di Amazon in descrizione per acquistarlo, meglio quello che ho acquistato io, costa circa 10 euro. Ovviamente vi dovete comprare tutto il rotolo, però magari vi viene buono anche in altre cose, perché comunque la schermatura elettronica non è una cosa così stupida, nel senso che in tanti campi viene utile. Ovviamente qua se ne usa pochissimo, però in teoria dovrebbe fare anche qualcosa di utile. Quindi adesso ragazzi, vi faccio vedere tutta la procedura, come aprire l'Apsan Zino, come mettere questo nastro come è stato messo nell'Apsan Pro, e poi ragazzi mi dite voi la vostra, se l'avete fatto, se non l'avete fatto. Tanto male non gli fa, al massimo non gli fa niente, però se è stato fatto nell'Apsan Zino in versione Pro probabilmente qualcosa fa. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo andiamo a smontare l'Apsan Zino. Allora ragazzi, per prima cosa ci vogliono questi attrezzi: una pinza tipo questa, un taglierino tipo questo, un cacciavite a stella molto fine tipo questo, e un cacciavite sempre a stella un pochino più grosso tipo questo. Allora, questi sono gli attrezzi. E poi ragazzi, un po' di alcol con un tovagliolino per pulire la zona dove attaccare il nastro adesivo, così siamo sicuri che si attacca benissimo. Allora andiamo a smontare l'Apsan Zino. Per prima cosa, col cacciavite quello un pochino più grosso, andiamo a smontare le viti qua sotto. Ragazzi, è molto semplice smontarlo, quindi adesso vi faccio vedere, ma è veramente una stupidata. Quindi andiamo a svitare le viti qua sotto, le abbiamo svitate, queste sono a posto. Poi andiamo a svitare queste viti qua davanti, una, poi andiamo a svitare queste, due. Adesso possiamo andare con le pinze a togliere questo pezzo di plastica, chiamiamolo così, che poi andremo a rimettere quando lo rimontiamo. Ricordiamoci di rimontare tutto. Poi qua davanti c'è un'altra vite, perfetto, la vite se n'è andata in giro, adesso la facciamo cadere fuori. Andiamo a prendere il pezzetto, sempre con le pinze lo mettiamo qua, facciamo cadere fuori la vite, sono cadute fuori anche quelle laterali, le mettiamo qua da parte. Poi qua sotto abbiamo finito, adesso andiamo alla parte sopra. Allora, la parte sopra dobbiamo innanzitutto togliere gli adesivi, quelli che sono sopra qua i braccetti, per intenderci questi, ragazzi, li avevo già tolti. Poi magari teneteli, perché li potete appiccicare sul nastro adesivo e ritagliarli fuori di nuovo, così appiccicano meglio, perché una volta che li togliete, ovviamente essendo adesivo, magari non appiccica più tantissimo. Poi andiamo con il taglierino a sollevare questa placchetta in plastica, fate piano ovviamente. Poi viene via anche il pulsantino qua, quindi è meglio che lo togliete subito, quello dell'accensione, perché è solo ovviamente appoggiato in questo incastro.
A questo punto dobbiamo andare a svitare queste viti qua dietro. Poi queste qua. Ok, adesso sempre con il taglierino alziamo questi due coperchietti in plastica e li mettiamo qua da parte. Sono leggermente adesivi, quindi dovete fare un pochino di forza perché sono leggermente adesivi. Poi con il cacciavite, quello più sottile, andiamo a svitare questa vite qua e togliamo anche con il taglierino. È solo un gommino di plastica, però onde evitare di perderlo magari è meglio toglierlo, se no magari rischiate poi che vi cade in terra e lo perdete. Svitiamo anche questa. Perfetto. Adesso andiamo ad aprire l'apsanzino. Fate attenzione, aprite delicatamente perché ci sono i cavi collegati, perché c'è un cavo qua e un cavo qua. A noi questo non interessa, non li dobbiamo scollegare, quindi ribaltate diciamo la copertura, e a questo punto possiamo andare a mettere il nastro adesivo. Ovviamente vi consiglio, con un po' di alcol, di bagnare un pezzettino di carta e andare a pulire dove andremo ad attaccare il nastro adesivo, così siamo sicuri che attacca in maniera perfetta, perché magari è un po' unto, un po' sporco, un po' pieno di ditate e non attacca una cippa. Quindi andiamo a pulire bene. Ok, adesso asciughiamo, che l'alcol evapora, però un'asciugatina. Ok, e adesso da questo punto di vista siamo a posto. Vedete che asciugo qua, faccio in giro un po' di alcol. Ok, ok ragazzi, adesso non ci resta che andare a mettere la nostra schermatura in rame. Allora ragazzi, un altro attrezzo che non vi avevo detto è la forbice. Quindi andiamo a tagliare la prima parte, quella un po' tutta rovinata, che è quella dell'inizio del rotolo. E adesso andiamo a prendere la misura. Ok, facciamo il segno con il taglierino su dove dobbiamo andare a tagliare il nostro rame. Ok, abbiamo fatto un segno. Il nostro pezzettino di rame l'abbiamo tagliato. Adesso andiamo a togliere la sua pellicola adesiva. Ok, la prima parte l'abbiamo fatta, adesso andiamo a fare la seconda parte. Quindi dovremo coprire questa zona qua dietro, quindi andiamo a tagliare un pezzetto, poi lo andiamo a modellare. Tanto ne abbiamo in quantità industriale. Allora innanzitutto andiamo a fare la misura. Ok, andiamo a tagliare. Perfetto. Dopodiché andiamo a tagliarne una parte che è in eccesso comunque. Quindi facciamo una cosa così. Perfetto. Ovviamente ragazzi, potete rifarlo tutte le volte che volete se non vi viene al primo tentativo, perché tanto avete 20 metri di rotolino di rame da far fuori. Quindi ragazzi, fatelo pure tutte le volte che volete, fin quando non vi viene come lo volete voi, tanto di rame ne avete a volontà. Quindi cerchiamo di metterlo bene. Ok, perfetto. Allora, è un pelo lungo.
Ok ragazzi, la schermatura con il nostro rame adesivo è stata fatta, adesso non dobbiamo fare altro che chiudere il nostro appsanzino. Quindi facciamo la procedura inversa. Quindi adesso ragazzi non ci resta che andare a mettere i pezzi sotto alla telecamera. L'ultima cosa da fare ragazzi è andare a rimettere gli adesivi che vanno sopra qua, cioè quelli che chiudono il coperchietto che tiene la vite, quindi tiene fermo tutto l'adesivo per intenderci. Potete andare a rimettere quelli che avete tolto, si appiccicano ancora, nel mio caso vedete che appiccicano ancora benissimo, se no potete andare ad appiccicarli sul nastro adesivo e andare a tagliarli con la forma di quelli che avete tolto, quindi vabbè ragazzi in un modo o nell'altro non è un problema, potete anche tagliarli con una forma diversa, l'importante è che ci sia un adesivo che tiene fermo il tutto. Quindi ragazzi, il video tutorial su come smontare e schermare il nostro appsanzino per farlo diventare un po' in versione pro finisce qui, con poca spesa avete visto, 10 euro, vi lascio il link in descrizione del rotolo che ho comprato anch'io, è una stupidata smontarlo, veramente in un attimo lo smontate e lo rimontate. Non so se veramente farà qualcosa o meno, male non gli fa, al massimo non fa niente, se invece fa qualcosa tanto meglio. Comunque se Apsa nella sua versione pro ha fatto questa cosa, probabilmente un senso ce l'ha, quindi, o meglio speriamo ce l'abbia, nel senso comunque male non fa. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere come far diventare il vostro appsanzino un po' pro, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, ciao!